Buongiorno a tutti gli amici italiani che mi seguono, grazie per la vostra come dire, la vostra fedeltà. Ecco, vi ringrazio per le condivisioni, per i pollicini, i commenti e la condivisione. E io vi ritrovo oggi per questa lettura generale per la settimana dal 13 al 19. Quindi, generale, ancora una volta, amici, prendete ciò che può risuonare con voi. Se un qualcosina vi parla, prendete, se no, vuol dire che non è per voi, eh? Quindi cominciamo subito per vedere un po' spiritualmente questa settimana dal 13 al 19, cosa c'è per voi. Allora, vedete questo bellissimo Sphinx, non lo so come lo si dice in italiano, comunque, eh? Questo bellissimo animale che rinasce dalle proprie ceneri, quindi c'è qualcuno che sta rinascendo. Quando si dice rinascere dalle proprie ceneri, magari c'è un qualcuno che sta facendo un lavoro su di sé spiritualmente, ancora una volta, perché comunque in questi ultimi tempi ci sono tante persone, lo si sente, che stanno facendo questo risveglio spirituale, che si stanno elevando, insomma, che hanno bisogno di avere un altro punto di vista, insomma, di uscire da questa società che comunque è una società che fa male al quotidiano, no? Tanti problemi, c'è qualcosa che non va, amici, e ci sono sempre più persone, io lo vedo intorno a me, c'è un qualcuno che si mette allo sciamanico, altri che si mettono nella religione, altri che si mettono proprio nella spiritualità, cercando di capire cosa c'è oltre, come ci si può sentire. C'è veramente un lavoro così e lo sento veramente così. Comunque con questa carta, ecco, c'è chi va a rinascere dalle proprie ceneri. Anche se avete vissuto, state vivendo un momento difficile. Per qualcuno, quando avete superato questa prova, capirete che c'è un qualcosa di più grande, che quel dolore che avete subito è stato proprio una lezione per farvelo capire, insomma, perché a volte come dire, a volte ci intettiamo, no? A volere un qualcosa, un qualcuno che è nocivo, che comunque non ci rende felice, ma perché amiamo, ma perché siamo convinti che è la cosa giusta. Siamo proprio quella testa dura, insomma, che vogliamo quella cosa. E poi quando ci si brucia, beh, capiremo che magari col tempo capiremo che avevamo torto. Comunque qua c'è qualcuno che da una situazione difficile, una relazione, capirà e avrà anche questo risveglio, questa evoluzione spirituale. Vediamo un po' con l'emozione. Con l'emozione abbiamo questo sette di spada, amici, in giù. Quindi c'è qualcuno che cerca anche di riparare un errore ed è proprio qua che si parla poi di rinascere dalle proprie ceneri. Se avete commesso un errore in qualunque cosa, c'è chi lo lavorerà e capirà perché l'ha fatto e magari si scuserà se siete stati voi a far subire una situazione, una relazione dolorosa a qualcuno. Comunque c'è, ecco, c'è qualcuno che va alla rinascita, ma c'è anche chi capirà i propri sbagli con questa carta, quindi, o magari vi fate prendere con la mano nel sacco, per qualcuno. La sintesi di queste due carte ci dà la forza. Il campo asciatico, asciatico, sì. Con questa carta qui, della forza, con questo campo, c'è chi probabilmente deve avere questa forza e coraggio ad affrontare la situazione per poter capirne poi il significato di ciò che avete vissuto, e per qualcun altro magari, ecco, come dicevamo, c'è chi si repentirà di un qualcosa, quindi abbiate comunque la forza di, come dire, di saper ammettere i propri errori. Questa carta comunque sta a dirvi che le occasioni, ci saranno tante occasioni per voi, occasioni che vi permettono di riparare o i vostri errori o di capire una situazione che state vivendo. Quindi ci sono molte occasioni per voi di fare insomma qualcosa. Comunque, se per le persone che stanno vivendo questo momento difficile, questa carta della forza qua, quel campo asciatico, vi si trasmette anche il fatto che la vostra energia vitale
sta entrando in collegamento con le energie universali, quindi qualcuno di voi avrà anche tante tante sincronicità. Sapete, con gli ori specchi magari trovate trovate, che ne so, delle piume. C'è un qualcuno che comunque, ed è proprio qui, è da qui che poi rinascerete, perché prenderete coscienza che c'è un qualcos'altro. Quindi per qualcuno ci sono tante sincronicità in questo momento. Ci saranno delle informazioni, insomma, che capirete, che verranno a voi, ma è tutto energia, amici, quindi siate davvero all'ascolto di tutto ciò che può passarsi intorno a voi, insomma, quello che vivete, quello che vi si dice, perché in tutto ciò avrete dei piccoli segni, e questi segni faranno in modo che capirete la situazione. E anche qui, che qualcuno quindi capirà anche ad aver fatto degli errori. Io direi che comunque emozionalmente e spiritualmente è un bel lavoro che state facendo qualcuno su di voi, tante cose si schiariranno per voi, e da qui qualcuno cambierà probabilmente anche il suo modo di essere caratteriale, che magari eravate un po' tiranno, un po' autoritario, perché qua comunque ci si può parlare che vi scusate per alcuni di voi. Ok, andiamo a vedere per le relazioni, quindi famiglia, amici, coppia. Allora, vedete qua, amici. Allora, c'è qualcuno che probabilmente ha voglia di uno spostamento, perché forse, che ne so, non, visto che vi dicevo prima che eravate un po' tiranno, magari qualcuno è anche un po', come dire, un po' troppo sui soldi, non lo so, adattate, ma diciamo che c'è probabilmente la persona di fronte a voi che ha probabilmente voglia di un viaggio, ecco, di prendere un po' d'aria, e quindi vi fa sentire anche in colpa, perché magari ve lo rinfaccia che non siete mai pronti, che non volete mai fare niente, e perché prende un po' di tempo comunque questa cosa, e dura da un po' di tempo, quindi un qualcuno vi fa sentire in colpa, o vi sentite in colpa dovuto a un qualcosa legato ad un viaggio. Ma quando si parla di questo viaggio, amici, non è per forza un viaggio di piacere, insomma, di vacanze, può essere anche semplicemente degli spostamenti al quotidiano. Magari siete una persona un po' pigra, che ne so, e la persona di fronte a voi vi sta lì, insomma, a farvelo pesare un po', perché comunque è da un po' che la situazione dura, dura, però magari è perché siete in questo stato di conflitto, dove avete queste difficoltà. E quindi non, è da lì che probabilmente c'è qualcuno che poi capirà anche che magari quello che faceva vivere alla compagna o al compagno non è poi tanto carino, si scusa, può essere, vedete sempre come vi parla. Comunque con la carta del viaggio stiamo a di si parla veramente di spostamenti. Allora, con questa cosa potrebbe essere qua? Perché vi fanno sentire in colpa? Perché non vi spostate, non vi muovete, magari non uscite da casa, non vi piacciono i viaggi, non vi piacciono neanche fare, che ne so, andare a fare un picnic, un qualcosa così. O allora è semplicemente, ancora una volta, che c'è qualcuno di voi che si sente comunque non bene con se stesso, e quindi magari una piccola depressione, perché poi mettiamo i nomi come stanno sulle cose, e quindi vi si chiede di muovervi un po' per uscire da questo malessere che avete. Quindi relazionalmente, che può essere amicale, sentimentale, poco importa, per qualcuno ci vuole un po' di tempo, perché probabilmente vive una situazione un po' pesantina, e vi si chiede di spostarvi, magari di uscire solo semplicemente a fare una passeggiata, un qualcosa, quindi di essere in movimento, perché probabilmente c'è qualcuno che stagna un po' sul posto. Per altri magari vi fanno sentire in colpa, vi fanno questi rimproveri, perché siete un qualcuno che non amate troppo muovermi, anche una vacanza, una cena fuori, vedete, un po' così, è un qualcosa che dura da tempo, e magari comincia anche a pesare alla persona che avete di fronte a voi, che a vivere di vivere un po' qualcosa di più eccitante. Vediamo se possiamo dare qualche altro messaggio per l'amore. Eh sì, esprimete il vostro amore, quindi è proprio quello che sento, amici. C'è qualcuno che probabilmente è un po' rinchiuso, ma riuscirete, qualcuno, non tutti, riuscirà a capire che eravate un po' troppo forse autoritari, troppo terra a terra, troppo un po' all'anziana. Magari vi scuserete anche. Quindi esprimete comunque il vostro amore, fate il primo passo, non siate troppo, come dire, rinchiusi, perché poi ci sono persone che lo sono proprio perché non sanno esprimere i propri sentimenti. E
Per qualcuno magari c'è anche qualche difficoltà nella coppia dovuta ai problemi economici, e quindi comunque qua vi chiedevamo di rinascere dalle ceneri, di seguito a una situazione difficile che avete vissuto, che state vivendo. Quindi qualcuno può incontrare anche qualche difficoltà finanziaria, insomma, economica, nella propria coppia. E c'è per chi si dice che magari è un problema religioso che mette delle difficoltà nella coppia, ma io dico sempre che quando si parla di religione qua, è semplicemente che c'è una persona che magari è anche più spirituale, che sta facendo un lavoro su di sé, quindi verso questa spiritualità, e che probabilmente la persona che avete accanto a voi non è troppo d'accordo, perché comunque la spiritualità non parla di religione. Qui quelle persone che fanno il lavoro spirituale per riconnettersi al sé interiore, al sé superiore, al mondo divino, angelico, chiamatelo come volete, ma apprenderete a vivere in un modo diverso, e magari le persone che avete di fronte non capiscono come mai questo cambiamento, ma comunque un cambiamento positivo, amici. Ma c'è chi non può capirlo, c'è chi magari sta prendendo un po' di tempo per sé, giustamente per vedere cosa c'è altrove, spiritualmente, parlo sempre, e magari dà un po' fastidio perché vi siete un po' rinchiusi su di voi, ve lo fa pesare perché vorrebbe magari fare un qualcosa di meglio insieme a voi. Vedete come vi si parla, ma qua c'è qualcuno comunque che spiritualmente sta facendo un lavoro su di sé, ma in queste ultime settimane esce tantissimo. Io vi ripeto che con questi mondi sottili che si stanno riavvicinando, ci saranno tante persone che faranno questo lavoro spirituale. C'è chi va a vivere un po' come un eremita, chi vive in questi villaggi che si stanno creando, economici, biodiversità. C'è chi va a vivere proprio alla campagna per spostarsi, per tagliare con questo mondo tanto materialista, con tanta nocività, insomma, e polluzione, bordello, insomma. Quindi probabilmente chi diventa terapeuta, che si mette nel magnetismo, chi diventa energia, chi lavora con le energie, vedete, tutte queste cose qua. Questo è quello che noi chiamiamo il nuovo mondo, amici, questo nuovo mondo che sono già una decina d'anni, che comunque sta crescendo e si amplifica sempre di più. Vediamo un po' sul lavoro. Sul lavoro, allora, per chi non avesse un lavoro possono esserci delle possibilità, con questo compromesso. Quindi ritroverete un riequilibrio economico, se nella coppia avevate questo problema giustamente di finanze. Con questo lavoro che troverete, le cose si aggiusteranno pian pianino. Comunque è un sogno che si realizza. Per qualcun altro però, vi si dice, uscite un po' da questa illusione, e se avete bisogno di un lavoro andate a cercarlo questo lavoro. Comunque qua c'è proprio il ritorno del lavoro per qualcuno di voi, e quindi c'è anche il cambiamento, amici. Quindi o magari lì dove lavorate vi riprendono, se non avevate un contratto a tempo indeterminato, magari il vostro contratto era finito e adesso vi richiamano. Comunque c'è un ritorno del lavoro per alcuni di voi, e quindi un sogno che può realizzarsi, ma per qualcuno però dovete muovervi un po'. E proprio qua, vedete, nel dietro di questo mazzo ci sono proprio i soldi. Quindi per qualcuno può essere quella ricchezza interiore, per qualcun altro può essere anche una vincita, comunque dei soldi che entrano. Quindi la vostra situazione, per chi viene in difficoltà, non subito, perché qua lo troviamo veramente dietro al mazzo, può essere da qualche settimana, qualche mesetto, comunque la situazione si aggiusta. Dietro cos'è che abbiamo? Eh sì, per qualcuno si discute, perché la situazione è un po' instabile in questo momento. Probabilmente questa situazione chi la vive è un uomo maggiormente, quindi vi riguarda, signori, ma eccolo qua il cambiamento che vedevamo già qua. Quindi per qualcuno dovete aspettare un po', ma il cambiamento c'è. Quindi le cose cambieranno, dovete solo avere un po' di pazienza. Con le finanze e il materiale, sì, vi proteggete per forza se non avete tante disponibilità. E c'è qualcosa anche che, allora, vi dicevo prima che per qualcuno può esserci anche un'entrata di soldi, Qui magari è un qualcosa in legame con la famiglia che vive a distanza, magari è la famiglia che vi tende un po' la mano, che vi dà un qualcosa, e questa famiglia che vi dà un qualcosa, magari che vi può anche per alcuni, non per tutti, come dire,
Per qualcuno, non per tutti, magari la famiglia vi può proporre anche un posto di lavoro se magari hanno un'azienda o un qualcosa. Per altri può essere proprio la famiglia che vive a distanza per qualcuno che vi dà un colpo di mano e che magari vi dà quei soldi che vi mancano per una X ragione o anche solo per vivere al quotidiano. Quindi economicamente, materialmente, anche se vi mettete in modo protezione, non vi esposate troppo, comunque avrete un colpo di mano dalla famiglia, amici. E qualcuno va a trovare anche un lavoro. Stiamo a vedere un po' cosa dovete affrontare, insomma, l'imprevisto, la sorpresa di questa settimana. Ecco, per qualcuno c'è proprio ritrovare questo momento di condivisione, quindi probabilmente per qualcuno la settimana a venire, ma a distanza anche di qualche giorno, prima o dopo a volte, le energie sono mobili, insomma, si muovono. Per qualcuno magari riceverete questa settimana questi soldi, eh? Qua c'è proprio la condivisione, quindi il dare, il donare un qualcosa. Quindi riceverete qualcosa per qualcuno e per altri può essere anche comunque ritrovare questa armonia perché avete ritrovato un lavoro, vedete? Ci mettiamo una carta su e abbiamo il 2. Ecco qua. Sì, per qualcuno l'abbiamo visto, vi proteggete perché c'è un qualcosa che insomma avete bisogno e che non ne avete. Quindi qua per qualcuno ci sono queste indecisioni, ma abbiamo visto all'inizio della lettura che per qualcuno poteva esserci delle difficoltà. Quindi da avere la forza di affrontarle per poter rinascere da queste ceneri come il Fenix. Quindi anche se c'è qualche cosa che vi blocca un po', questi pensieri, queste indecisioni, io penso, è quello che sento, che quindi è un piccolo imprevisto, amici. Per qualcuno può essere un imprevisto, essere racchiusi su di sé, dover affrontare questi problemi, saper prendere le buone decisioni, ma per qualcun altro può essere una bella sorpresa perché qualcuno riceverà qualcosa, magari la proposizione di lavoro, dei soldi, ma un qualcosa che vi aiuterà. Vediamo un po' come sarete a fine settimana, quindi il 19 giugno. Il 19 giugno qualcuno di voi ecco, avrà avuto dei soldi, c'è un qualcosa, io vi dico che la famiglia vi tenderà la mano, non a tutti, ma avrete comunque qualcuno che vi tende la mano e quindi le cose soffrirete un pochettino, anche se non risolve forse i vostri problemi, ma soffrirete un po', vi sentirete un po' più sereni se avevate un problema duro, magari difficoltà anche a mangiare, andare avanti, insomma, a pagare l'affitto, che ne so. Per qualcuno comunque ecco qua, c'è questa donazione che viene, quindi questo colpo di mano che vi farà tanto piacere e che vi aiuterà e per qualcuno si parla proprio di accompiere, di riuscire ad accompiare qualcosa, quindi magari il fatto di ritrovare il lavoro vi sentirete soddisfatti di aver compiuto un qualcosa di buono, magari state cercando da un po' e quindi sarete contenti di averlo fatto. E chi ci arriva è perché proprio ha preso questo momento di isolamento per poter prendere le buone scelte. Quindi gli altri amici che sono ancora nell'indecisione dovete probabilmente prendere un po' di tempo per voi, isolarvi per capire ciò che avete bisogno e per poter prendere le buone decisioni, per poter uscire da questa protezione, da questo scudo che vi siete messo davanti, magari perché non volete affrontare il problema, perché ne avete abbastanza, avete paura, non sapete. Quindi ecco qua, c'è chi comunque a fine settimana le cose saranno aggiustate e chi deve ancora prendere delle decisioni e quindi isolarsi probabilmente un po'. Cosa c'è? Il consiglio del tarocco. Cioè, per chi c'è una situazione stabile davvero, quindi là dove il problema è solo economico, diciamo, no? Magari un problema passeggero, comunque vivete delle relazioni stabili, amici. C'è molto amore per alcuni di voi, non per tutti, eh? Quindi prendete come vi si parla. Per qualcuno ci sono delle relazioni davvero molto armoniose, che affronterete magari anche insieme questi problemi e li state affrontando veramente sostenendovi. Quindi per qualcuno le relazioni amorose sono stabili, c'è davvero tanto amore. Per qualcun altro, appunto, ecco, vi si dice di guarire, amici, di uscire da questi momenti difficili che vi fanno ripiegare su voi stessi. Siate un po' più, come dire, siate un po' più all'ascolto di voi, insomma, se sì, ascoltate un po'
Per chi non ci arriva comunque da sole, chiedete sempre aiuto, amici. Mettiamoci una carta. Il consiglio è di ritrovare la determinazione e questa voglia di voler andare avanti, di combattere. Abbiate il coraggio, amici, di tirarvi su, insomma, per poter affrontare per qualcuno di voi queste relazioni o magari questo momento difficile che vivete, economico, eh? Poi può essere adattabile a tante altre cose, ma il consiglio è di ritrovare quel coraggio, quella determinazione per riflettere e prendere le buone decisioni. Per qualcun altro, ecco, la situazione si ammigliora, c'è una donazione, c'è chi vi tende la mano, c'è chi ritrova un lavoro. Nelle relazioni c'è chi magari deve lavorare un po' su di sé perché siete una persona rinchiusa. O allora c'è chi ha capito, perché come vi dicevamo qui all'inizio c'è qualcuno che ritorna un po' come se si scusa, se vuole riparare un errore. Quindi c'è magari chi, ecco, capirà che è stato un po' troppo pigro in questa relazione. Magari fate subire anche al vostro compagno, alla vostra compagna, il vostro manco che non vi piace uscire, insomma, sta fuori. Ma per qualcuno questi spostamenti poi ci saranno, arriveranno, perché c'è chi prende coscienza che, ecco, dovete vivere. Qui dietro cosa abbiamo? Qui dietro abbiamo il 9 di spade, quindi vedete, per qualcuno c'è davvero qualche problema, problema che vi forse non siete ancora capaci di affrontare o non volete ancora affrontare, ed è per questo che vi mettete questo scudo per proteggervi. Cercate, amici, di ritrovare il coraggio, di affrontare le situazioni, perché comunque se non le affrontate, voglio dire, nulla avanza e resterete sempre lì. Alcune cose bisogna affrontarle, discuterne, parlare, capire cos'è che non va per poter arrangiare la cosa, insomma, perché le cose non si arrangiano da sole. Vediamo un po' con le risposte angeliche cosa vi si può dire, cosa vi si può consigliare, amici. Agite, dovete agire. Dovete veramente ritrovare quel coraggio e quella determinazione per coloro che l'hanno persa, per poter adesso dire: ehi, dai, basta, rialzati, mettiti su piedi e agisci. E il successo vi aspetta, quindi la riuscita, ci riuscirete, riuscirete a trovare la soluzione, ad uscire da questo problema. Cercate di isolarvi un po', amici, ma quando vi chiedo di isolare è per meditare un po', insomma per essere con voi stessi, proprio per ritrovare quella serenità con voi stessi, per poter avere le idee chiare, per poter prendere alcune decisioni. E qua ci sono delle occasioni favorabili per alcuni di voi, ma l'abbiamo visto, c'è chi vi tende la mano, c'è chi ritrova un lavoro. Qui c'è qualcuno che magari avrà un, come dire, forse ha giocato al lotto e c'è una vincita, ecco, ma comunque c'è un'entrata di soldi per alcuni, non per tutti, eh. Questo è il messaggio per la settimana dal 13 al 19, amici, prendete sempre ciò che risuona con voi. Queste letture generali non possono parlare a tutti. Se volete una lettura generale, contattatemi in privato. Io vi auguro di trascorrere una buona domenica, una buona settimana. Vedremo cosa vi propongo poi in settimana, ma comunque tiratevi su, amici, non lasciatevi mai abbattere, mai. Vi abbraccio, un bacione, a presto, ciao.